In realtà Franco ci ha risposto a diverse delle questioni, anche quelle più spinose. Intanto devo dire, Diana, che mi piaceva molto come sottolineavi, no? Con gli interventi e ricostruivi anche il senso dei dibattiti che avete fatto a livello di circolo. Apprezzo molto questo lavoro, diciamo così, per cercare di metterci tutti in pari, diciamo così, nella discussione, avere tutti un po' gli elementi, cercare di fare un passo in avanti. Allora, vabbè, l'abonino perché più Europa ha deciso di non aderire alla proposta di fare la lista unitaria è legittimo, nel senso che si va con un sistema proporzionale. Sono convinti di riuscire a superare la soglia del 4%, in questo modo di dare maggiore visibilità a quello che è un percorso che tra l'altro loro hanno appena fatto il congresso, e al congresso questa era una delle discussioni che abbiamo fatto, però quando hanno fatto l'incontro Zingaretti della Vedova, no? Che è il segretario di Più Europa, secondo me è importante il messaggio che hanno detto, cioè alla fine legittimamente hanno scelto di fare la loro lista, però vogliamo fare una campagna per l'Europa in cui mettiamo in evidenza quali sono non solo i punti comuni e la stessa idea di Europa, ma che stiamo costruendo insieme il campo largo del centro-sinistra, che in questa tornata, che è con un proporzionale, ha un'offerta di diverse liste, ma è un lavoro che si vuole fare in comune. Come PD, noi però il lavoro di fare uno sforzo per una lista molto aperta lo stiamo facendo, tant'è vero che in settimana verrà presentato il simbolo del partito per le elezioni europee, che sarà il simbolo del PD, con sotto il riferimento a Siamo Europei, che è quel lavoro che ha fatto Calenda con tante altre personalità, col manifesto di allargamento, e ovviamente la rosa del partito del socialismo europeo. Quindi noi ci presentiamo con delle liste del PD aperte, e anche le candidature noi dovremo chiedere a personalità che anche non sono del PD di mettersi a disposizione e fare con noi questa battaglia, visto qual è la posta in gioco. Poi facevi una domanda sulla TAV, sì, interessante. Sì, ma io detto sì, che sviluppa molto CO2 questa. Esatto, è interessantissima questa cosa, perché dice la TAV, la linea ad alta velocità, ha come effetti quello di produrre di più emissioni di carbonio. Perché la cosa incredibile è che è diventata talmente una discussione ideologica, talmente una discussione per partito preso, che ci si è dimenticati di che cosa si tratta. La TAV è un treno. È un treno su cui viaggiano le persone, sono treni su cui viaggiano le merci. Il traffico che arriva dalla Svizzera, che entra in Italia, le merci, viaggia al 70% sul treno. Perché? In Svizzera hanno fatto una scelta, hanno detto tutte le merci che devono attraversare la Svizzera vanno sul treno, perché così si inquina di meno, ci sono meno rischi di sicurezza della strada, e hanno fatto investimenti in quel senso. Il traffico che arriva dalla Francia viaggia su gomma, su tir, su camion. Quello è il CO2. Quello è il CO2. Tant'è per costruirlo, dicono. Per costruirlo, anche qui è interessante, tra l'altro noi come regionale abbiamo fatto questo seminario settimana scorsa, Pier Vito lo sa perché ne avevamo parlato, poi non è riuscito a venire, però adesso noi manderemo questi materiali. Guardate che intanto la TAV, i cantieri sono già in corso, c'è già un tunnel di 7 km, sono lavori che sono finanziati al 50% dall'Unione Europea sulla tratta italiana, quindi se noi ci fermiamo abbiamo un buco che deve essere riempito e costa dei soldi, dobbiamo restituire dei soldi europei e rimaniamo senza un'infrastruttura che toglie dalla strada i camion e ci consente di... Tra l'altro è anche interessante questo, perché c'è l'amianto, hanno fatto tutti i carotaggi, tutte... l'amianto non c'è, ci sono presenti altri metalli che si è in grado di estrarre in maniera assolutamente sicura, e sono materiali che vengono utilizzati per la produzione di telefonini, per la produzione di altre cose. E segnalo per esempio che, visto che Toninelli, che è sempre quello da, no? Ha detto che il Brennero dobbiamo farlo, giusto? Aveva detto che l'avevamo già fatto, poi si è reso conto che lo dobbiamo ancora fare. Per esempio, mentre scavi il Brennero,
mentre scavi il Brennero, il materiale che asporti, il materiale che asporti è utilissimo, quel tipo di granito, per la massicciata, per la realizzazione della tavola. Quindi tu stai togliendo lì del granito che ti serve per fare la tavola. Allora, se parli nel merito, ti rendi conto che questa è un'infrastruttura fondamentale di questo paese ed è un'infrastruttura che, ricordiamoci, non è il progetto originale, quello di Lunardi, per il governo Berlusconi, perché nel corso degli anni, ascoltando i sindaci, confrontandoci e modificando quel progetto originario, ha minore impatto ambientale di quello concordato. Di questo stiamo parlando. E tra l'altro, poi ti mandiamo i materiali, così hai tutti gli argomenti per confrontarti nel merito con tuo figlio su questo. Perché il tema è questo: le infrastrutture sono importanti, poi c'è modo e modo di farle. Questo tratto Torino-Lione, siccome il progetto è quello che abbiamo modificato, è un modo di fare le infrastrutture con minore impatto ambientale e minore emissioni di CO2. L'altra cosa è questo, lo diceva Diana, il lavoro che stiamo facendo a livello regionale è questo qui, così come sulle infrastrutture, sulla TAP abbiamo chiamato alcuni esperti, ci siamo confrontati, su questo abbiamo prodotto un documento di tutti. A partire da gennaio, sulle scelte fondamentali, noi abbiamo costruito questo percorso con le parti sociali. Io le ho incontrate prima tutte e da gennaio abbiamo fatto il primo incontro sulla legge di bilancio, dove abbiamo messo in evidenza quali sono le ricadute negative della legge di bilancio sulla nostra regione. Per esempio, la Lega non era quella che doveva togliere le tasse. La legge di bilancio, c'è un aggravio per le imprese lombarde di 1.700.000.000 di tasse in più qui in Lombardia. Questa è la legge di bilancio. Così come ci sono una serie di altre questioni, ma noi la posizione del PD l'abbiamo costruita ascoltando e confrontando con le parti sociali tutte, associazioni datoriali, sindacati, artigiani, piccole imprese, tutti ti dicono la stessa roba, che sono preoccupati dall'andamento della dinamica economica e sono preoccupati che nessuno ne parla. Così come sul reddito di cittadinanza, noi ci siamo seduti con le parti sociali e abbiamo costruito anche lì il nostro documento che abbiamo diffuso, su cui poi faremo anche i materiali, i volantini, perché il punto del reddito di cittadinanza è che, lo diceva bene prima Franco, è una risposta sbagliata a una domanda giusta. La domanda è giusta, perché è vero che è aumentata la povertà in ragione della crisi. Il reddito di cittadinanza aiuta? In parte sì, in parte no. Occhio, perché il reddito di cittadinanza, per come l'hanno fatto, anche lì una scelta ideologica, lo diceva Franco, se volevano aiutare la fragilità sociale, una roba c'è, il reddito di inclusione, poi ne abbiamo sbagliato, l'abbiamo fatto troppo tardi e non ci abbiamo messo abbastanza soldi. Però metteteci più soldi su quello, poi non chiamatelo reddito di inclusione perché l'ha fatto il centro-sinistra, quindi chiamatelo Di Maio, va bene, chiamatelo Di Maio, metteteci più soldi, quella è una roba efficace immediatamente, la riforma del pubblico impiego. Mettendo insieme le due cose, è una roba farraginosa, adesso vedrete, tutte quelle persone che stanno facendo la richiesta iniziano una corsa a ostacoli. Gli ostacoli sono fino alla fine, tanti di quelli alla fine gli diranno che non potranno averlo. E quali sono gli effetti distorsivi? Le disuguaglianze anche che produce rispetto ad oggi. Se te sei un single, se hai tutti i parametri, quindi sei veramente messo male, puoi arrivare ad un massimo di 780 euro, giusto? Se hai una condizione complessiva di fragilità. Se sei una famiglia con due genitori e tre figli, arrivi ad un massimo, secondo voi, di 1.280 euro. Le famiglie numerose, le famiglie più bisognose, ricevono meno. Quelli che hanno più bisogno ricevono meno. Secondo me noi queste robe qua dobbiamo dire che è la risposta sbagliata ad una domanda giusta che produce ulteriori diseguaglianze. Siccome tra qualche settimana, tra qualche mese, sta cosa sarà all'evidenza, perché la gente se li fa i conti, giusto? La gente poi se li fa i conti. Noi dobbiamo essere lì rispetto a questa cosa. Il lavoratore a nero, io ne conosco di persone che chiedono il reddito di cittadinanza. Era l'altra domanda che veniva fatta sul recupero dell'evasione fiscale. Oggi nel nostro paese è già previsto
perché l'hanno fatto i governi precedenti, che quello che recuperi dall'evasione fiscale deve andare nel fondo presso il Ministero dell'Economia e Finanza per la riduzione della pressione fiscale. Pensate che una delle cose che ha fatto il governo del PD del centro-sinistra è stata la roba del canone RAI, no? Il canone RAI è una delle tasse, tu evasi, perché è una tassa. Il 35% non lo pagava. Lì si è fatta una cosa per cui adesso si paga tutti, dentro la bolletta, quei soldi recuperati, una parte vanno alla RAI, l'altra parte vanno a quel fondo lì, che deve finanziare la riduzione della pressione fiscale. Questo governo sull'evasione fiscale cosa sta facendo? Sta facendo di tutto per tornare indietro rispetto alle scelte dell'evasione fiscale. È una roba che non basta, devi fare delle scelte che poi producono effetti. Se vai a vedere il lavoro nel corso degli anni, hanno prodotto un effetto. Loro stanno smontando, pezzo per pezzo. La flat tax per le partite IVA 65.000 euro, come detto. Che effetto c'ha alla fine? Che una serie di persone dicono: aspetta un momento, da oggi, arrivato da oggi non fatturo. La disparità che si sta producendo e anche in questi termini. Poi finisco. Roberto Camani diceva una cosa rispetto alla formazione della classe dirigente. Ha assolutamente ragione, anche perché nel momento in cui stiamo dicendo tutti quanti che questo partito per ripartire deve essere più presente nei territori. Deve riuscire a ritessere un dialogo e confronto, c'è bisogno di uno sforzo immane di natura collettiva, a tutti i livelli, a livello nazionale, regionale, istituzionale, di circolo. Noi ci dobbiamo occupare di questo lavoro. Io sono convinto che questa deve essere nella segreteria regionale che ho fatto, ho detto che le funzioni fondamentali secondo me sono la comunicazione, per tutto quello che ha detto prima Diana, l'organizzazione, gli enti locali e la formazione. Tant'è che ho chiesto a Lorenzo Gagliani, che è il sindaco di Cusano Milanino, di occuparsi di questo. L'altro ieri ha fatto un primo incontro con tutti i responsabili della formazione. Noi dobbiamo pensare che quando pensiamo alle cose che facciamo, come le facciamo, c'è un tema di come le organizziamo, c'è un tema di come le comunichiamo, c'è un tema di come le facciamo vivere dentro le istituzioni, ma c'è un tema fondamentale di come costruiamo questi percorsi, come questi percorsi fanno crescere una classe.